Lavori generali alla casa di Quinto Potere. Aspettiamo un Meno male ospite. lavori, Virgio. Stai lavorando stamattina? Sì, sei un vigliacco. Sei veramente un vigliacco, Che bello vederti lavorare, tu. No, nel senso. Lo so, perché aspettiamo un ospite. Aspettiamo un ospite, si chiama Alessandro. Si chiama Alessandro, 50 anni appena compiuti, è Quindi più rimasto grande più grande di me, di te. Senti, ma addirittura. più piccolo di te. Vabbè, per È forza. rimasto senza lavoro, il Covid gli ha spezzato le gambe, E non è l'unico, e non è l'unico a cui il Covid ha spezzato le gambe, e in questo momento, pur rivolgendosi alle istituzioni, dormiva in un garage. Ma. Tino Uffrid. Immagino. No, no, come fai a mangiare? Hai mai dormito in un garage? No, però già il fatto se schiaccasse, sento freddo, Figurati figurati in in un un garage. garage. Che cosa può Ha essere sempre lavorato, aveva una casa, come tutti quanti noi, ma a un certo punto la vita gli ha voltato le spalle. un garage? Qualcuno lo ha consigliato e gli ha detto: guarda, prova a chiamare Antonio e la casa di Quinto Potere, probabilmente riescono a darti una mano. E noi, avendo chiesto le referenze, avendo visto il curriculum, non ha dipendenze, è lui che mettete lì È a già questo. scrivere, non ha dipendenze, è un uomo mediamente acculturato, è una persona rispettosa, una persona che sa cosa significa lavorare e che vorrebbe tanto lavorare. La prima cosa che ci ha detto è stata: io vorrei stare qui il meno possibile. È già questo, la dice lunga sulla cifra della persona. E allora, lo spessore, Tino, Ah, è che tra cifre. la cifra, lo spessore, si dice anche la cifra. Quindi facciamo Un un inventario. inventario. Giuseppe ci ha dato il divano Sì. letto. Mi raccomando, lo diciamo a te, Alessandro, soprattutto, aprilo dal centro, lo stai inaugurando perché dai lati potrebbe in qualche maniera cedere. Mancano le lenzuola, però abbiamo la macchinetta del caffè, arriva la piastra induzione per poter cucinare, tostapane, forno a microonde, cuscino, coperta, piumone, però c'è il riscaldamento, quindi non dovrebbe tanto servire. Cosa manca ancora, Tino? Vieni, Tino, vieni, Cerca. vieni, Tino, vieni. Manca qualche detersivo, dobbiamo intanto fare i pacchi di Natale con questa e l'altra spesa che ci sta arrivando, per dare ad alcune persone. Questo qui lo buttiamo perché non sappiamo, e dobbiamo far venire un mest Mess Pep. padre Padre, padre no, padre. Ciupino, mi padre padre, raccomando. a montare intanto la tenda per la doccia, ti, perché Manca? se Manca. fai come fai tu, metterai acqua dappertutto, lo scaldabagno c'è, quindi l'acqua calda c'è. E poi dobbiamo, che altro serve, ti, secondo te, per far stare con un piccolo televisore, che Un dici? piccolo Se televisore. no. Però Alessandro ci ha chiesto una cosa che ci ha meravigliato, Tino. Cioè? Sai che cosa mi ha chiesto? La carta igienica. No, Serve la carta igienica. perché? Sai che cosa ci ha chiesto? No! Libri. Eh? Libri, perché nel momento in cui lui, purtroppo capiterà, starà senza far niente, vorrà leggere. Non mi era mai successo. Cioè, proprio il contrario di Giovanna. Ma lascia perdere questi paragoni che fai sempre con. No, vabbè, Ah, così e qua per abbiamo beni di capire. primissima necessità. Cioè, mascherine. Tino, non sono di primissima, non ci sei proprio, non, cioè niente. Quindi bisogna fare una minima spesa e anche di detersivi, perché siamo proprio arrivati agli sgoccioli, sì. Vabbè, noi intanto finiamo di mettere a posto. Alessandro ci darà una mano a impacchettare tutta sta roba qui, così gli diamo anche la Però casa. qualche genere di prima ci sta, cioè c'è pasta No, e pomodoro, sì, vabbè. lenticchie, Ho cioè capito. non mi Sì, capisco. queste le lasciamo a lui, Cioè può sicuramente, anche però approfittare sì, lui. deve approfittare, come C'è la non. farina lì in fondo, Sì, persino. me lo vedo Alessandro, La tromba è dove rossa. deve lasciare perdere, e ci darà una mano a liberare questa roba qua in modo tale da poterlo ospitare. Immaginiamo arrivi con poche cose, perché quelle sono le cose che le sono rimaste nella sua vita, e noi da qui proveremo a raccontarvi la storia di Alessandro con la speranza, come è accaduto in altre occasioni, di riuscire a dargli una seconda possibilità, perché tutti quanti la meritiamo, soprattutto quando non abbiamo chissà quali colpe, o per cercare di farcela ci rifugiamo
dove non dovremmo. E quindi a maggior ragione, Alessandro, prima che ciò accada, prima che perda anche la ragione, perché voi provate a immaginare quanto sia difficile dover andare a elemosinare un posto dove dormire, da mangiare, sentirsi dire non ci sono i finanziamenti, non ci sono i soldi, devi aspettare e intanto arrangiarsi a dormire alla stazione. La strada è qualcosa che ti segna per tutta la vita e quindi potrebbe anche farti crollare e far incontrare gente e sostanze che invece potrebbero danneggiarti, o non sostanze, magari brutte abitudini, cattive abitudini che ti possono far venir meno quella retta via che i genitori ti hanno insegnato. Ma questo basta incontrare brutte persone, già hai finito. Basta incontrare brutte persone. Quello... Io ti ho salvato la vita. Sì, tu conducevi una vita monotona, una vita priva, piattissima. Stai pieno di cose da fare. Vabbè, è vero, aspetti, lo fammi andare a mettere a posto là, vai, per piacerti. Dai, sono andato. Ciao Tino, ciao.